fiamma al giorno, energie del 9 di marzo. Scegliete la vostra variante, rosa albicocca, onice nero, rosa rossa. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 9 di marzo per tutte le tre varianti. Prima c'era questa, ok. Caspita, qua c'è qualcosa che va a ok, c'è un compimento che sta arrivando, c'è una riconciliazione che sta arrivando, ma non è ancora immediata. Però sappiate che questa è un'energia di successo, di sblocco, di movimento, di ritorno, ecco, qualcosa di veramente molto bello. Ci vuole ancora un pochino di tempo, ma sappiate che è già energeticamente presente. Sì, state ricevendo i risultati del vostro duro lavoro e state per materializzare, quindi questo, quello che desiderate, è vicino, però dipende, appunto, non state lì a contare il tempo, perché qua c'è un movimento, il maschile sta tornando, il maschile sta materializzando, il maschile sta si sta riappropriando della sua energia. Ecco, una cosa importante, ci vuole ancora magari un po' di tempo, ma tutto sta già accadendo a livello energetico, quindi si materializzerà nei prossimi, insomma, non in maniera immediata, ma si materializza. Vediamo. Onice nero. Ah, qua ci sono delle trasformazioni, qua c'è qualcosa che cambia, qualcosa che viene lasciato andare per poter o migliorare una coppia preesistente o per, appunto, terminare situazioni precedenti, per poter materializzare nuovi inizi. Quindi c'è qualcosa che dovete lasciare andare. Se siete già in una coppia felice, ecco, ci sono delle modalità, delle abitudini, delle situazioni che dovete lasciare andare e diciamo dare una spinta alla situazione. Se invece siete in situazioni di separazione, per esempio fiamme, eccetera, ci sono situazioni che devono essere lasciate andare, tagliate del passato. Io parlo anche di relazioni, ma anche di impedimenti, possono essere ferite, blocchi, eccetera, per poter, appunto, sbloccare la situazione. Vediamo un po'. Eh sì, c'è ancora qualcosa che state guardando del passato, quindi manifestate il nuovo inizio lasciando andare il passato. E anche qua c'è un maschile, guardate che roba, qua c'è un maschile che si sta muovendo, sta maturando e sta cercando di rilasciare più pesi possibile per poter tornare a una situazione di riunione, di unione, ecco, con la propria fiamma. Se non siete fiamme, comunque il maschile si sta, diciamo, liberando, sta guarendo da situazioni del passato. Ok. Guardatelo qua il maschile di nuovo, imperatore. Qua c'è un maschile che sta materializzando quello che desidera. Questa è la giornata del maschile che si muove, magari non immediatamente, anche qui deve tagliare ancora qualcosa. Qui sta cercando di capire che come muoversi nel materializzare l'amore della sua vita, quindi proporre, incontrare, dichiararsi. Ecco, però c'è un maschile che si sta muovendo anche in questo senso. Sì, rilascio del passato, anche qui è necessario rilasciare il passato per poter materializzare questa benedizione, questa beatitudine che desidera. Sì, c'è ancora un pochino di passato da rilasciare anche qui, ma il maschile si sta muovendo